Non ha voluto telecamere il presidente Mattarella all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio, prima tappa della sua visita lampo a Crotone. Una questione di rispetto per i 16 sopravvissuti al naufragio ancora ricoverati, il dono di un giocattolo per i bambini, il grazie al personale sanitario. Fuori, cittadini che applaudono e chiedono giustizia. Poche centinaia di metri, il trasferimento al Palamilone trasformato in un'immensa camera ardente. Sosta a lungo il raccoglimento davanti alle 67 bare allineate il capo dello Stato, da solo, affiancato dal prefetto. Testimonianza del cordoglio per questa nuova tragedia del mare che non può lasciare nessuno indifferente, come aveva commentato a caldo. Non servono le parole, servono. Mattarella ne è convinto, azioni concrete della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base del flusso dei migranti. Serve, insiste da tempo, che l'Europa assuma direttamente la responsabilità di governare il fenomeno per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani. Dei parenti delle vittime, la richiesta di aiuto per il recupero dei dispersi e assistenza per i superstiti. Mattarella ha assicurato pieno sostegno ai profughi. Un grazie anche ai sindaci di Crotone e Cutro per la generosità delle comunità locali, per l'accoglienza di fronte a un dramma umano di enormi proporzioni, di quelli che non dovrebbero mai accadere.